In Areopagitico, Isocrate, 436-338 avanti Cristo, retore e filosofo ateniese, in Areopagitico dice: «Nessun bene e nessun male viene agli uomini da solo, ma con la potenza e con la ricchezza, e congiunta e tiene loro dietro la follia, e con questa insieme la petulanza. Con la povertà e con la modestia dello stato vengono la costumatezza e la moderazione. Tanto che si può conoscere con difficoltà quali delle due fortune l'uomo debba lasciar più volentieri ai figlioli, poiché quella delle due che riteniamo peggiore noi vediamo più spesso mutarsi in meglio e, al contrario, quella che reputiamo migliore mutarsi in peggio». Commento. Anche le menti molto acute, come quella di Socrate, giustamente ai suoi tempi, non poteva non esprimersi usando la paccottiglia della mente. Infatti, mancava ancora il concetto di assoluto dei maestri immateriali.